L'impalpabilità diventa tangibile. I fratelli del cerchio attraverso Andreina a cura di VB. Le cellule risentono del momento del distacco dalla materia. Tutto cambia prospettiva. Il desiderio di leggerezza prevale sul caos. L'impalpabilità diventa tangibile. La perdita di interesse verso ciò che prima rappresentava sicurezza e certezza, dispensatore di forza, ora la toglie. Le necessità mutano, si trasformano, e in questo stato di apparente apatia, che in realtà è ricerca di qualcosa di diverso, ma ancora non ben definito, non ben compreso, come se si sapesse già cosa cercare, ma ancora non si fosse in grado di riconoscere, l'anima è in uno stato di strano sopore, come se volesse estraniarsi, sospendersi, assentarsi, finché non sentirà di risvegliarsi alla realtà che sta aspettando, perché si sente come morta al fin qui vissuto. Cambiamento di onda e di energia. Nel momento in cui un bambino nasce, non è consapevole del cambiamento che sta vivendo. È consapevole di sé fino all'attimo prima e l'attimo subito dopo. Ma durante il passaggio vive una sorta di limbo momentaneo, perché il travaglio deve concentrare tutto sul cambiamento di stato. È un trauma per i corpi sottili, come per il corpo fisico, come fosse sull'onda che si abbatte sulla riva. Poi torna la calma e tutto si ricompone. Tornerà la calma e il sentirsi di esistere, e ripartirà un nuovo ciclo.